Lo sciarpinismo per me è pace, serenità e tranquillità. Ho avuto la fortuna di nascere in un fantastico paese, Valfurva, in provincia di Sondrio, in Alta Valtellina, e questo mi ha permesso e mi ha dato la possibilità fin da piccola di sciare. Lo sciarpinismo è sicuramente uno sport duro e in modo particolare per una ragazza, però credo che sia uno sport davvero meraviglioso, a prescindere dalle gare, ma anche a livello, diciamo, più amatoriale. Stare a contatto con la natura, stare tutto il giorno nella neve, salire per poi fare una discesa fuori pista, senza barriere o senza porte che ti fermano, ti dà un senso di spensieratezza e quindi consiglio a qualsiasi persona e qualsiasi ragazza di provare questo fantastico sport. Diciamo che mi piace qualsiasi cosa dello sci-alpinismo, dall'uscire la mattina da sola, anche da sola, tranquilla, col silenzio, circondata dalla natura, in un posto, la montagna, che per me è davvero qualcosa di eccezionale. E poi mi piace davvero, quando anche sono da sola, sentire il rumore delle pelli, degli sci che scivolano nella neve, e è una cosa fantastica. A me piace anche fare agonismo, perché comunque la fatica, il sudore mi sono sempre piaciuti, e riuscire a faticare, arrivare in cima anche a una gara e poi buttarsi in discesa con una bella neve fresca e arrivare o vincere o comunque essere là davanti, gioire o soffrire alle volte, perché non sempre va bene, è comunque una cosa che ti fa crescere. Penso che l'agonismo sia un'ottima palestra di vita. Da quest'anno ho la fortuna di essere entrata nel centro sportivo dei Carabinieri. Questo significa davvero molto per me, perché la mia più grande passione è diventata anche un lavoro. Indossare la tutina dei Carabinieri è comunque una grossa responsabilità, ne vado sicuramente fiera. Mi sto impegnando per onorarla nel migliore dei modi, sperando di avere i risultati migliori. Le Olimpiadi sono un sogno e un obiettivo per tutti gli atleti dello sci-alpinismo e si correranno proprio a Bormio, vicino a casa, nei miei campi, diciamo, anche da allenamento, perché vado spesso a Bormio, Santa, ad allenarmi. Sicuramente l'obiettivo sarà quello, adesso mancano alcuni anni, il 2026 è vicino ma anche lontano, quindi sicuramente lavorerò con convinzione e decisione per arrivare al momento giusto nella migliore delle forme.